Quando ero un adolescente, criticavo mio padre. Lo criticavo per tante cose, come fanno spesso gli adolescenti, ma una delle cose per cui lo criticavo era che lui non buttava via mai niente. Anche un oggetto vecchio, rotto, usurato, scheggiato, per lui aveva un valore. Se non in quel momento, in un momento successivo, quando lui poi lo avesse aggiustato. Cosa che non succedeva mai, e quindi noi ci trovavamo la casa sommersa di piccoli e grandi oggetti rotti. Beh, la cosa più pazzesca è che, dopo averlo criticato tanto, io mi ritrovo a fare in età adulta esattamente come fa lui. Non riesco a buttare via niente. Forse è per questo che la mia attenzione è caduta su un articolo che parlava del kintsugi. Il kintsugi è un'arte giapponese. Allora, letteralmente riparare con l'oro, da kin, oro, e tsugi, riparare, è un'arte che utilizza una lacca speciale con dentro delle polveri d'oro per riparare degli oggetti che vengono rotti, utilizzando poi il prezioso metallo per coprirne i punti di giunzione. Questa tecnica permette di ottenere degli oggetti preziosi, sia dal punto di vista economico per via della presenza dell'oro, sia dal punto di vista artistico, perché ogni oggetto diventa unico e irripetibile per via della casualità con cui la ceramica si rompe e quindi per via delle variegate e ramificate decorazioni che si formano sull'oggetto e che vengono poi evidenziate dall'oro. Io voglio aggiungere che secondo me la preziosità dell'oggetto aumenta soprattutto per il valore del tempo, dell'attenzione, della cura che si è messi per aggiustare questo oggetto. Pensate che in Giappone esiste proprio la figura del maestro di kintsugi e un oggetto riparato da un rinomato maestro arriva a valere e costare parecchio. Perché? Perché si creano delle vere e proprie opere d'arte, sempre diverse, ognuna con la propria trama da raccontare, ognuna con la propria bellezza da esibire, proprio in virtù della propria rottura e di come si è frantumata. Noi oggi che cosa facciamo? Quando un oggetto si rompe, ha perso la sua integrità, lo buttiamo, non lo ripariamo, ne compriamo uno nuovo. È il consumismo. Facciamo così anche con le relazioni ormai. Ma guardate come può essere bello invece un oggetto riparato con i suoi punti di rottura evidenziati e non nascosti. Noi se aggiustiamo qualcosa lo facciamo prendendo una colla trasparente, stando ben attenti a non far vedere i punti di giunzione. Non si deve vedere che l'oggetto si è rotto. Comunque, prima cosa, il kintsugi mi dà ragione, non bisogna buttare via niente, che poi ci ritroviamo con qualche cosa di più prezioso. Ma soprattutto mi aveva colpito, tanto da salvarne una cartella sul desktop e andare a prendere maggiori informazioni. Il kintsugi nasce in Giappone nel periodo Muromachi, sotto lo shogunato di Yoshimasa, nella seconda metà del 400. È questo un periodo molto fertile sotto il profilo culturale e molte sono le arti che vengono importate, soprattutto dalla Cina, in Giappone. Arti come il teatro no, la cerimonia del tè, l'arte di comporre i fiori recisi, l'ikebana, tutte facenti parte di una corrente culturale che si basa sul buddismo zen. Questa corrente culturale si chiama wabi-sabi. Wabi-sabi racconta della semplicità della natura, dell'accettazione, dell'imperfezione e del difetto senza nasconderli e dell'accettazione del passare del tempo che porta a una serenità interiore. La leggenda racconta che fu proprio Yoshimasa che ruppe la sua tazza per la cerimonia del tè preferita e volle a tutti i costi che fosse aggiustata. Provarono prima i maestri ceramisti cinesi, ma il risultato non venne bene. Poi provarono i maestri ceramisti giapponesi
appunto inventarono questa lacca particolare che diventa molto forte una volta asciutta. E, insomma, il risultato piacque tantissimo a Yoshimasa e quindi il kintsugi prese piede in Giappone. Cosa succede quindi? In Giappone, se una tazza, una vecchia tazza si rompe, non si butta, si ripara, dandole una nuova vita, rendendola ancora più bella e preziosa, rendendola una vera e propria opera d'arte, che proprio in virtù della propria rottura ha una storia da raccontare. Beh, e noi? Quando siamo noi a romperci, quando andiamo in mille pezzi e pensiamo che non riusciremo mai a mettere insieme i cocci, quando succede qualche cosa che ci rompe nel corpo e nell'anima, usiamo dire ho il cuore a pezzi e succede che perdiamo la speranza nella vita, nel futuro, perdiamo la fiducia in noi stessi. L'intero è rotto, i pezzi sono sparsi. La vita che c'era prima non ci sta. La frattura sembra irrimediabile.
Che fatica, ma che risultati. È stato proprio in un momento doloroso della mia vita che sono andata a riaprire quella cartella sul desktop e l'ho guardata in modo più approfondito. La filosofia giapponese va oltre la riparazione di un oggetto. Il kintsugi suggerisce paralleli suggestivi. Non bisogna buttare ciò che si rompe. La rottura di un qualche cosa non ne genera più la fine e i suoi punti di rottura diventano trame preziose. Bisogna cercare di recuperare e non mollare. Questa è l'essenza della resilienza. In Occidente la sofferenza è considerata un sentimento sterile e non un moto dell'anima attraverso il quale ciascuno di noi può arrivare a comprendere meglio se stesso e reinventarsi, ridisegnando la propria esistenza. La vita è integrità e rottura insieme ed è ricomposizione costante ed eterna. Ciascuno di noi deve cercare di far fronte positivamente ad eventi traumatici e crescere attraverso le proprie esperienze dolorose, valorizzandole ed evidenziandole e convincersi che proprio grazie a queste che siamo diventate delle persone uniche. È proprio grazie agli ostacoli che abbiamo superato, i traumi che abbiamo subito e le sofferenze che abbiamo sperimentato che siamo diventati più preziosi e più ricchi. La caduta, la frattura ti stanno dando una visione della vita che se fossi rimasto intatto non avresti avuto. Sta a noi scegliere di dipingere le nostre difficoltà con l'oro. Il dolore elaborato passa e ci lascia cambiati, a volte più forti, a volte più saggi, ma in ogni caso lascia un segno. E l'elaborazione di una ferita è un procedimento lungo che necessita pazienza e amore, ma che garantisce dei risultati imprevisti e bellissimi e può rivelare aspetti nascosti e forme nuove affascinanti. E i punti di rottura sono ancora più forti, perché le linee di frattura riempite con l'oro hanno messo in luce una parte di te che prima non conoscevi. Non siamo mai rotti senza possibilità di aggiustarci. Sta a te scegliere di rialzarti e di imparare da quello che è successo e diventare una persona migliore. E puoi scegliere di indossare le tue cicatrici come fossero medaglie, come a dire: guarda quello che ho attraversato, perché è quello che mi ha reso la persona che sono adesso. E ora posso attraversare qualsiasi sfida la vita mi presenti. Ogni livello della tua vita richiede un nuovo te. E a volte abbiamo bisogno di romperci per raggiungere quella nuova versione di noi. Grazie.